Sindaco Maragno, parliamo di raccolta porta a porta, raccolta differenziata a Montesilvano Colle. Possiamo dire che questo progetto che avete voluto fortemente è partito già con grandi risultati e con percentuali che arrivano quasi a sfiorare il 90%. Sì, un risultato eccezionale. Se pensiamo che eravamo ancorati ad un modestissimo 20-22% di una raccolta stradale inefficiente, insufficiente e che comunque non garantiva neanche i livelli minimi. Stiamo lavorando, programmando il sistema di raccolta su, porta a porta spinto su tutto il territorio. Dopo la sperimentazione che ha portato all'87,5% in soli 50 giorni per 300 utenze, adesso allarghiamo il sistema di raccolta altre 2100 utenze, tutta la collina di Montesilvano, per poi nel giro di un anno estenderlo ulteriormente a tutto il territorio cittadino. Più raccolta differenziata significa più rispetto dell'ambiente, una città più bella, una città più pulita e soprattutto una tassazione più leggera per i cittadini. Questa forse è la cosa che più conta per i cittadini, avere una bolletta più leggera. Parlavamo anche con alcuni residenti qui della zona di Montesilvano Colle, sicuramente soddisfatti di questo cambiamento epocale nella raccolta dei rifiuti. Sì, se soltanto pensiamo che nel giro di pochissimi mesi siamo passati da una gestione primordiale di una raccolta stradale ad una gestione efficiente, con una città più bella, una città più vivibile, una città oggettivamente più decorosa, a questo dobbiamo associare il fatto che comunque il cittadino ha come obiettivo principale quello di alleggerire la bolletta, ma è altrettanto vero che comunque sei coinvolto in un progetto, così come abbiamo fatto qui a Montesilvano Colle, sa dare il meglio di sé riuscendo a raggiungere insieme a noi ottimi risultati. Lei parlava poc'anzi proprio dell'obiettivo di allargare ovviamente questo servizio a tutta la città di Montesilvano, soprattutto alla parte bassa della città di Montesilvano. Volendo fare una proiezione temporale, quando si potrà arrivare ad una raccolta porta a porta differenziata in tutta la città di Montesilvano? Un progetto comunque non facile da realizzare, considerando che Montesilvano oggi è la seconda città d'Abruzzo. È vero, ma è altrettanto vero che era complicato anche cominciare qui a Montesilvano Colle. Siamo riusciti a cominciare, siamo riusciti a raggiungere ottimi obiettivi. A Montesilvano Spiaggia intanto parte la raccolta porta a porta spinto su tutta la riviera, coinvolgendo albergatori e balneatori, tant'è che verranno eliminati, anzi abbiamo già cominciato a eliminare quegli antipatici cassonetti stradali che sono oggettivamente bruttini, abbiamo liberato più posti auto, abbiamo ripulito tutta quanta la riviera. E questa è la classica dimostrazione di come, lavorando tutti quanti insieme, gli obiettivi anche più ambiziosi possono essere raggiunti. Cosa è cambiato dal punto di vista pratico dalla raccolta, per così dire, vecchia maniera, la raccolta differenziata che si fa qui nel centro storico di Montesilvano Colle? All'inizio forse c'è stato qualche piccolo problema, ora state apprezzando questo cambiamento? Assolutamente. Beh, praticamente diciamo che uno la mattina si alzava, prendeva il sacchettino dell'immondizia e buttava nei cassonetti dell'indifferenziata, così. Adesso c'è proprio un esame da superare, i primi giorni sono stati un po' così difficoltosi, però con il passare del tempo e delle settimane ci siamo resi conto che effettivamente è tutto molto più in ordine e quindi il paese vive questa nuova situazione di assoluta pulizia, perché la gente finalmente è cosciente che la differenziata non solo in prospettiva potrà avere sicuramente dei risvolti anche economici positivi per l'utenza, perché la differenziata chiaramente... Un costo minore assolutamente, per il cittadino. Così mi dicono, ma io spero sia così, ma evidentemente ne guadagna l'estetica di tutto il centro storico, quindi veramente che questa differenziata si possa allargare nel più breve tempo possibile anche agli altri rioni della città, perché Montesilvano merita veramente questa situazione che già comuni limitrofi hanno adottato
e vedo anche in maniera molto molto positiva. Parliamo di raccolta porta a porta a Montesilvano e ne parliamo con il responsabile della società Formula Ambiente Sapi, Nicola Della Corina. Una raccolta porta a porta iniziata a Montesilvano Colle che sta avendo già un grande successo con percentuali che sfiorano il 90%. Certamente. La prima fase, quella del centro storico di Montesilvano Colle, partita nel mese di marzo, ha avuto degli ottimi risultati e adesso proseguiremo con l'estensione per circa 2100 utenze su tutto il territorio di Montesilvano Colle, dai confini con Cappella e Spoltore fino ad arrivare giù in fondo a Via Verrotti. E continueremo con questa distribuzione dei mastelli, ricordo che toglieremo il servizio stradale, quindi i cassonetti messi lungo la strada, e consegneremo a ogni famiglia un kit di 5 mastelli diversi per colore dove l'utente potrà conferire una tipologia di rifiuto. Le tipologie da differenziare quindi sono l'organico, il vetro, la carta, la plastica insieme al metallo e poi il secco residuo, il mastello di colore grigio, dove andrà quello che non si può mettere negli altri 4 mastelli. Parliamo di una raccolta porta a porta che significa anche risparmio in termini di costi. Sicuramente, perché il rifiuto indifferenziato che adesso sta andando a smaltimento diminuirà sensibilmente con interessanti risparmi dal punto di vista dello smaltimento e innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata. Stavamo parlando di queste percentuali che ci sono state qui a Montesilvano Colle, 87% di raccolta differenziata, e parliamo oltre che di risparmi in termini di costi per i cittadini anche di una raccolta da un punto di vista qualitativo sicuramente migliore. Sicuramente, perché con la scomparsa dei cassonetti stradali il territorio si va a pulire. Non ci sarà più l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, e quindi con migliore qualità delle strade. E il cittadino, avendo dei contenitori personali, dovrà stare attento a separare bene i rifiuti. Ricordo che questi contenitori saranno identificati mediante dei dispositivi elettronici e dei codici a barre. E quindi le nostre squadre saranno in grado di capire chi conferisce in maniera non corretta. Lei ha parlato anche di quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con questa raccolta che verrà estesa ad altri utenti a Montesilvano Colle e poi in autunno si partirà con la parte bassa della città, nella zona nord di Montesilvano e poi nella zona sud a confine con Pescara. Certamente, immediatamente dopo il mese di agosto cominceremo con la distribuzione dei contenitori condominiali nella zona dei grandi alberghi e nella zona a ridosso del confine con Pescara, e quindi cercheremo di andare a interessare altre 2000 utenze per arrivare quasi al 20% della popolazione di Montesilvano. A proposito di popolazione, parliamo di una città, di fatto la seconda città d'Abruzzo, Montesilvano per residenti, quasi 60.000 residenti a Montesilvano. Volendo fare una proiezione temporale, quanto tempo occorrerà per arrivare ad una raccolta porta a porta in tutta la città di Montesilvano? Questo è da concordare con l'amministrazione, se ci sono le condizioni nel giro di un anno e mezzo si potrà estendere questo tipo di servizio a tutto il territorio comunale. Vogliamo un attimo parlare anche di questa azienda Formula Ambiente Sapi che effettua questo servizio nella città di Montesilvano? Sì, è un'azienda che ha sede in Romagna, che in Abruzzo è ben posizionata, ricordo che facciamo il servizio nel comune di Chieti e in un'altra quindicina di comuni. Serviamo territori di diversa tipologia, da quelli marini a quelli montani, e in tutti i comuni dove lavoriamo facciamo il porta a porta integrale con una percentuale media di oltre il 70% di raccolta differenziata. Abbiamo prima ascoltato un cittadino di Montesilvano che già conosce questo nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Lei invece abita nella zona Collevento di Montesilvano, dove a breve partirà questa raccolta differenziata. Sì, c'è attesa, c'è anche un po' di curiosità.
curiosità, anche insomma, non siamo ancora esperti insomma, in questo senso, e quindi insomma, siamo in attesa proprio di conoscere bene quello che dovremmo fare, come ci dovremmo comportare. Però dallo stesso tempo siamo anche contenti che finalmente arrivi anche da noi, perché purtroppo, tra virgolette, tutti i comuni limitrofi, insomma, noi, quindi Cappelle, Spoltore, già fanno la raccolta porta a porta da tantissimo tempo, e purtroppo succede che nella nostra zona spesso vengono a scaricare diversi rifiuti, purtroppo che magari non riescono a smaltire diversamente, vengono qui da noi perché da noi ancora insomma non c'è il porta a porta. Porta a porta significa anche una bolletta più leggera, questo è un fatto non da poco. Speriamo veramente, anche perché insomma paghiamo bei soldini per l'immondizia. E tra l'altro poi non ci saranno più questi cassonetti anche esteticamente non belli a vedersi, ma ci sarà un sistema nuovo per la raccolta dei rifiuti. Eh sì, penso non solo a livello estetico, anche dal punto di vista insomma ambientale, anche con questo caldo anche gli odori insomma si sentono subito insomma, anche da lontano, non solo da vicino ai cassonetti, quindi sicuramente penso che siano tutti aspetti positivi. Assessore, allora oggi viene illustrata alla cittadinanza come cambia la raccolta dei rifiuti nella città di Montesilvano, questo porta a porta che nella zona alta della città ha già prodotto ottimi risultati. Assolutamente sì, oserei dire sorprendenti. Avevamo buone aspettative, ma non immaginavamo di arrivare al 90%. È un risultato straordinario che ci sprona a fare ancora di più, ancora meglio, e quindi questa sera siamo qui proprio per annunciare che questa sperimentazione sarà estesa su tutto il territorio di Montesilvano Colle. Parliamo di indubbi vantaggi per la collettività, bollette più leggere, anche da un punto di vista estetico non si vedranno più questi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, e poi ci saranno anche dei vantaggi per la stessa amministrazione comunale. Assolutamente sì, ma il primo in assoluto è quello del rispetto dell'ambiente e sicuramente una migliore qualità della vita. Poi arriveranno anche i vantaggi da un punto di vista economico che noi intendiamo riversare soprattutto sui cittadini. E ci auguriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Questo ci fa capire che probabilmente il 15-20% dei rifiuti della coppia Montesilvano, o meglio, che Montesilvano va a smaltire in discarica, non sono prodotti a Montesilvano, però sono pagati dai cittadini. Box.